Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Oggi parliamo del super vulcano che si trova sotto il Parco Nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti. Come sappiamo, Yellowstone è un vulcano molto monitorato e potenzialmente pericoloso. Sotto di essa troviamo una caldera magmatica lunga 60 km e 30 di larghezza e 12 km di profondità. Immagina 12 km di profondità fino al suo pennacchio del mantello. All'incirca 600.000 anni fa, Yellowstone è esploso, provocando un cataclisma a livello mondiale, innalzando immense nubi di polvere e detriti che ha eclissato il Sole, trasformando la Terra in un inverno nucleare, causando un gelo improvviso. Ma tra i tanti cambiamenti che la Terra potrebbe subire c'è senza dubbio un cataclisma. A questi 600.000 anni fa, adesso ne siamo molto vicini, in quanto si stima che ogni 1 milione o 2 milioni di anni potrebbe ripetersi l'accaduto. Bene, ma cosa è realmente successo ultimamente a Yellowstone? Il Servizio Geologico degli Stati Uniti ha riferito che in meno di 24 ore Yellowstone ha subito 91 terremoti di seguito, il più alto di tre della scala Richter. In più c'è qualcosa di veramente inquietante. Infatti, sembrerebbe che sono stati fatti esperimenti nel Parco Nazionale di Yellowstone con vibrazioni che presumibilmente potrebbero aver causato questi terremoti. Ma vediamo di andare al fondo del tema. Abbiamo una persona, Michael Pold, ricercatore della caldera magmatica, che ha detto che i 91 terremoti sono qualcosa che dobbiamo tenere conto, ma che non sono niente di importante, dal momento che nel 2017 ne abbiamo avuti addirittura 2.400 tremori in 3 mesi, con un'intensità di 4.4 della scala Richter. Personalmente non si possono comparare i 91 terremoti con i 2.400, perché i 91 terremoti sono accaduti in 24 ore, mentre i 2.400 nell'arco di 3 mesi, e anche la scala dei 91 terremoti è anche differente. Quindi, secondo Michael Pold, non succede niente, sono tremori che accadono sempre durante gli anni su Yellowstone. La cosa importante di questi tremori è quella riguardante questi esperimenti in corso, che potrebbero aver stimolato il supervulcano, provocando questi tremori come conseguenza. Questi esperimenti si basano sulle emissioni di vibrazioni a bassa frequenza, come ad esempio un camion di 31 tonnellate posizionato su una piastra metallica. Lo scopo era quello di creare un modello tridimensionale della camera magmatica, in modo che possa essere utilizzato come dati informatici e studiare meglio la caldera magmatica. Naturalmente, le intenzioni sono scientifiche informative, per capire cosa c'è sotto di essa, è in grado di anticipare futuri cataclismi o catastrofi, anche se non sappiamo se sarà possibile una previsione del genere fino ad oggi. Ma adesso vedremo qualcosa di incredibile. Perché diverse persone hanno commentato il Servizio Geologico degli Stati Uniti tramite Twitter. E ti darò uno screenshot che vedi ora, che dice: anche se non dubito particolarmente della scienza e della possibilità di innescare un'eruzione, è fondamentalmente inconcepibile. Il 2020 non è proprio l'anno per scherzare con cose come la camera magmatica di Yellowstone. Questo ha provocato una risposta del Servizio Geologico statunitense, che risponde: ebbene, fortunatamente il vulcano non sa che anno sia, e ancora più felicemente la camera magmatica di Yellowstone è per lo più solida. Lo sappiamo da esperimenti passati proprio come questo. Questa è una risposta strana. Sottolineiamo la frase: fortunatamente il vulcano non sa che anno sia. Quindi rispondono: non ci interessa l'anno e continueremo a fare i nostri esperimenti. Le persone sono molto preoccupate perché ora abbiamo un altro problema nel mondo
è quindi quello di riattivare questo vulcano. Ma il punto chiave di questo video è il commento del servizio geologico che gli esperimenti non sono causa dei terremoti registrati. I 91 terremoti non hanno niente a che fare con gli esperimenti di vibrazione a bassa frequenza che stanno ottenendo sotto la caldera. E dice invece il contrario, che hanno rilevato i 91 terremoti che senza questo esperimento non avrebbero potuto rilevarli. Sinceramente non sono un esperto in geologia, ma personalmente lascerei da parte questi tipi di esperimenti e mi concentrerei su altre questioni prima di toccare la camera magmatica. Certo, non possiamo escludere che non si debba studiare questo fenomeno. Infatti è importante creare un modello tridimensionale della caldera, importante per poter anticipare un'eventuale eruzione catastrofica, anche se è molto difficile anticipare un cataclisma. Ma comunque è giusto fare gli studi su Yellowstone. Però, sinceramente, in questo momento mi unisco alle persone che al contrario sono preoccupate, perché forse non è il momento giusto per fare queste cose. Questa è comunque una notizia che volevo trasmettervi perché è passata inosservata, invece è successo realmente. Stanno facendo esperimenti con vibrazioni. Come sempre, se vi sono aggiornamenti, cercherò di informarvi quanto prima di quello che succede a Yellowstone. Concludendo, però, vorrei ricordarvi che l'anno scorso a Yellowstone mostrava un'attività anomala. Ad esempio, i geyser di vapore non sono mai accaduti in tempi così brevi l'uno dall'altro. Indubbiamente, quello che sta succedendo a Yellowstone si sta accelerando anno dopo anno. E quindi, forse, ha un senso fare esperimenti proprio di questo genere, perché forse gli studiosi sono sempre più consapevoli di tutto ciò che sta accadendo nel Parco Nazionale. E se non ricordo male, anche le visite turistiche sono state vietate, o almeno in parte. Infatti ci sono molte parti dove la terra si è sollevata e si stanno formando varie crepe e queste sono ripercussioni per il futuro. Però di tutto ciò non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo essere ossessionati, perché purtroppo se dovrà accadere, accadrà. È una cosa naturale che la Terra di volta in volta, da 600.000 anni ai 2.000 anni, cambierà e che l'essere umano si adatterà a qualsiasi cambiamento. Forse, a volte, le cose che mi preoccupano di più sono le notizie che non vengono rese note, oppure, a volte, vengono oscurate, perché penso che sia giusto che la gente sappia, senza allarmismi, cosa realmente succede. E invece tocca sempre a noi, come ricercatori e investigatori di un altro tipo di informazione, andare alla ricerca della verità. A questo punto vi lascio ai vostri commenti, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.